Ciao a tutti, sono Azzurra, sono una sessuologa e oggi in questo nuovo video parliamo di come si affrontano le cose sessuali in TV. Sigla! Questo video non parte dalla letteratura scientifica, ma è semplicemente una mia riflessione e quindi vi invito anche a dirmi un po' il vostro pensiero. La mia riflessione parte dalla visione di una delle ultime puntate di Che Tempo Che Fa, in cui Luciana Littizzetto, che secondo me è una donna estremamente intelligente, fa sarcasmo come al suo solito e in questo caso lo fa, nello specifico, in riferimento al pene e alla vagina, o meglio, al boom di microinterventi estetici del pene. Quindi lei si riferisce a pene e vagina chiamandoli con dei nomignoli simpatici oppure utilizzando delle espressioni che fanno riferimento a delle caratteristiche particolari dei genitali. Per esempio la grotta di Mago Merlino per intendere la vagina. Ora, io amo la comicità della Littizzetto, anche il suo essere sfacciata di fronte a tante tematiche e il non avere peli sulla lingua nel descrivere tutto quello che è intorno a noi. Ma sento la sua fatica, probabilmente costruita tutta intorno ai personaggi, nel parlarne con Fabio Fazio, che invece svolge l'altro ruolo, di colui che cerca di mantenere gli equilibri, di non turbare gli animi, di non essere eccessivo, ma nel fare questo chiede sempre censura. Anche lui lo fa simpaticamente, per carità, esasperando un po' il personaggio che in quel momento riveste. Ma a volte mi mette ansia questo bisogno pressante di non dire le cose in maniera esplicita perché non è il caso. Ma io dico, lo ricordate quel video di settembre che ho pubblicato nel quale parlavo dell'importanza del fare informazione ed educazione sessuale anche nei bagni pubblici? Ecco, la televisione è un luogo pubblico in cui una cosa che si chiama vulva dovrebbe essere chiamata vulva. Ma poi capisco anche la questione degli orari e della fascia protetta. Però, a volte sembra che il concetto che passa in TV non sia solo quello per il quale non è possibile chiamare le cose con il loro nome, ma che addirittura sarebbe il caso di non parlarne proprio. Chi ne parla è fin troppo spudorato. Del resto anche a me lo dite spesso, non c'è più dignità, ormai si parla di tutto. Cari ragazzi e care ragazze, proprio questo è il punto. Ci sono dei modi per dare maggiore dignità alla sessualità e l'aspetto dignitoso non lo si ritrova facendo censura, ma parlandone con rispetto assoluto. Altrimenti i nostri bambini, i nostri adolescenti, cosa capiranno di quello che è corretto dire, di quello che è giusto dire o non è giusto dire? Io ho preso come spunto Fabio Fazio e Luciana Littizzetto perché li seguo con estremo piacere. Ma parlatemi in generale del vostro punto di vista sul tema parlare di sessualità in luoghi pubblici. Ciao a tutti e arrivederci al prossimo video.